Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Andiamo a vedere nei nostri titoli gli argomenti principali di oggi. Per il nuovo anno aumenti di oltre il 7% per assicurare il proprio veicolo, il dato che emerge da una ricerca dell'osservatorio di Facile.it. Automobilisti pistoiesi risultano però virtuosi. Oltre 4 milioni di euro per 12 progetti presentati dalla Regione Toscana per la ricerca in ambito medico, protagonisti ricercatori impegnati sull'utilizzo di nuove tecnologie nel campo della neurologia, oncologia e pediatria. Un parcheggio riservato ai diversamente abili che spesso viene occupato anche da chi non ne ha diritto, una pratica frequente, segno di inciviltà e ignoranza. A Capostrada però chiedono che lo stallo sia maggiormente evidenziato. Dalla classica discesa con la tradizionale scopa all'arrivo con la bicicletta fino all'elicottero utilizzata a Quarrata, la Befana ovunque sia arrivata ha richiamato tantissimi bambini e non solo. E per lo sport, particolarmente interessante la domenica sportiva per le maggiori squadre della nostra provincia, la Tesi Group è attesa dallo scontro al vertice con Forlì, mentre c'è da vedere come la Pistoiese reagirà sul campo ad un'altra difficile settimana. E dunque, l'avete sentito dai titoli, assicurazioni più care, abbiamo chiesto cosa succederà agli esperti. Secondo una ricerca dell'osservatorio di Facile.it, oltre 815.000 automobilisti assicurati, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e di conseguenza vedranno aumentare il costo del premio RC Auto. Ma per il 2023 risulterebbero aumenti di oltre il 7% anche per assicurare un veicolo a quattro ruote. Per quanto concerne i rincari nel mondo nel settore RC Auto, sì, sta avvenendo questo fenomeno. È chiaro che la congiuntura macroeconomica che si è verificata, il fatto dell'inflazione, il fatto che la frequenza dei sinistri è aumentata, il fatto che il costo medio del sinistro è aumentato perché i pezzi di ricambio risentono anche dell'aumento dei costi energetici e tutto quanto, è chiaro che questo ha impattato un po' in tutti i settori e quindi anche nel settore RC Auto. Tendenzialmente i premi tenderanno a essere ritoccati anche semplicemente in virtù del fatto che l'inflazione tende a aumentare, tende a essere su livelli del 10-12% dati Istat, quindi anche premi RC Auto, anche degli automobilisti virtuosi tenderanno a aumentare. Quali possono essere le motivazioni? L'impatto dell'inflazione sul costo dei sinistri è sempre più alto e quindi per forza poi le compagnie tendono a ritoccare i premi medi. Rispetto ad altre province della Toscana però, i guidatori pistoiesi risultano essere complessivamente corretti e attenti. Sono abbastanza virtuosi, non ci lamentiamo rispetto a altre province toscane, rispetto a qualche anno fa. Su Pistoia c'è stato negli ultimi 5 anni delle riduzioni di premio medio importanti. Quest'anno purtroppo, a seguito di più fattori, ci saranno degli aumenti che la compagnia cercherà di calmierare. La frequenza, che è purtroppo un dato che è in costante aumento, sta dando un segnale ben preciso. Ci sono degli aumenti di sinistri che, oltre ad avere un costo medio più alto, purtroppo questo sta a significare che ci sono degli incidenti in aumento nella nostra provincia qui a Pistoia. Anche le compagnie, di fronte a questo combinato disposto dell'aumento delle frequenze dei sinistri e dell'aumento anche del costo medio, è necessario intraprendere un percorso il più indolore possibile, ma comunque di rivisitazione dei premi RC Auto medi, perché questo è necessario al, diciamo, il bilanciamento tecnico di tutto il settore. E parliamo di maltempo, pioggia e temporali sul nord-ovest della Toscana per la giornata di domani, in particolare sui rilievi dove sono previste dal pomeriggio e in serata piogge in intensificazione fino a divenire localmente forti e insistenti. La sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore valido dalle 16 alla mezzanotte di domenica 8 gennaio. Per la progettazione di una nuova viabilità a servizio delle zone industriali di Quarrata, la Toscana ha stanziato 150.000 euro. La Regione Toscana ha approvato il contributo di 150.000 euro per la progettazione di una nuova viabilità che collegherà le due zone industriali quarratine di Via Firenze e di Valenzatico. Negli anni passati c'è stato un intervento, c'è stato un collegamento che dalla via Firenze
ha portato la nuova strada fino a via Piero della Francesca e via Brunelleschi. Ecco, noi vogliamo continuare questo tipo di intervento della viabilità facendo veramente un'arteria importante, grande, lunga e che darà grandi soddisfazioni e risposte alla città di Quarata. Dalla zona di via Piero della Francesca e via Brunelleschi, attraverso via Montalbano, arriverà fino alla via Amadori nella zona artigianale di Valenzatico, collegando le due zone, le due aree industriali della città di Quarrata, quella che dicevo prima di via Brunelleschi con quella di via Amadori, di via Bologna e tutta l'area di Valenzatico, una strada che lunga 1,1 km con due rotonde. La prima rotonda è una rotonda che viene realizzata vicino lì a Carabinieri, quindi appena si entra in via Montalbano. La seconda rotonda più avanti è all'incrocio tra via Don Sturzo e via Einaudi, e quindi due rotonde, 1,2 km di strada per collegare le due zone artigianali. 6 milioni di euro di intervento circa complessivi, investimento importantissimo. Ad oggi la Regione Toscana ha già mandato il contributo per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intera opera. Noi abbiamo la convinzione che andremo a realizzare questo intervento importantissimo, ci vorrà degli anni perché è un intervento molto importante, molto dispendioso, ma noi lo realizzeremo per dare risposte sia da un punto di vista produttivo, quindi quelle risposte di cui io parlo sempre alle nostre aziende attraverso anche investimenti concreti dell'amministrazione, ma anche da un punto di vista di miglioramento della viabilità, perché andremo a sgravare tutto quello che è il centro di Quarrata, in modo particolare l'incrocio dei Macelli, da tutto il traffico che quindi avrà questa nuova strada che collegherà le due zone artigianali, la zona artigianale di Valenzatico della via Amadori con la zona attuale artigianale di via Brunelleschi e via Piero della Francesca. Il Ministero della Salute ha finanziato per oltre 4 milioni di euro 12 progetti presentati dalla Regione Toscana per la ricerca in ambito medico. 7 progetti vedranno come protagonisti giovani ricercatori, si concentreranno sull'utilizzo di nuove tecnologie e sul miglioramento dell'accuratezza delle prestazioni nel campo della neurologia, oncologia, pediatria, malattie infettive, ematologia e immunologia. Gli altri 5 progetti, condotti da ricercatori senior, riguarderanno ematologia e immunologia, malattie infettive, endocrinologia, neurologia, pediatria, cardiologia e diagnostica. Proteste da parte di alcuni residenti a Capostrada, a frazione di Pistoia, ci hanno contattato per segnalare un problema di scarsa segnaletica, un problema purtroppo troppo spesso di inciviltà e maleducazione. Vediamo. Parcheggiare in uno stallo per disabili è un gesto di inciviltà che va sanzionato, ma alcuni residenti e commercianti di Capostrada fanno notare come al parcheggio della chiesa molti lo facciano inavvertitamente, senza neppure accorgersene. Oggetto delle loro critiche è uno stallo per disabili non evidenziato dalle consuete strisce gialle per terra, ma solo da un cartello al lato del parcheggio. È difficile accorgersene, tant'è che ha visto, nonostante io rispettoso delle regole, anzi... mi hanno fregato e niente, mi è stata rimossa la macchina. Non sono stato né il primo e né l'ultimo, sono stato il quarto dopo una settimana che ce l'è stato messo, e ulteriormente nei mesi a seguire ulteriori rimozioni ho sentito che sono state fatte. Un disagio per chi inavvertitamente parcheggia nel posto disabili non accorgendosene, e anche per la persona disabile che ne avrebbe diritto e che magari trova occupato. Certo, sì, effettivamente è il primo a lamentarsi. È stata rimossa anche a me, ora che si sia tutti così incivili da occupare un posto per i disabili, uno stallo per i disabili, credo che non, no, assolutamente no. Bene chiarire che in assenza di segnaletica orizzontale vale comunque quella verticale, quindi lì la macchina può metterla solo chi ne ha diritto, ma la richiesta è che venga dipinta anche quella orizzontale per renderlo più visibile. Si poteva rimediare con due strisce appunto a costo minimo. È stato segnalato il tutto più volte all'assessore, agli uffici competenti, hanno, non lo so, non voglio dire che hanno fatto orecchio da mercante, però ad oggi si può vedere che la segnaletica orizzontale non c'è. Con due strisce si rimediava tutto e fine.
E questa mattina, alle prime luci dell'alba, i vigili del fuoco della sede centrale di Pistoia sono intervenuti in via Magellano, in località Bottegone, una frazione del comune di Pistoia, per un incendio che ha coinvolto due autovetture parcheggiate lungo la strada. Per domare le fiamme e mettere in completa sicurezza l'area è stata utilizzata in supporto anche un'autobotte. Sul posto era presente anche una pattuglia della polizia stradale. Andiamo nella zona della Valle del Vincio per delle proteste dei residenti per le condizioni della strada, anzi di due strade della zona. Cerchiamo di trovare una soluzione, che questa è una strada che è percorsa da tante persone per forza, perché il ponte qui non c'è più. La rinnovata richiesta degli abitanti della Valle del Vincio, nella prima periferia ovest di Pistoia, tornate a chiedere al comune interventi per la messa in sicurezza di via del Falzerone e via della Buca. In più punti le due strade che costeggiano il torrente sono segnate da buche anche molto profonde. Ci siamo trovati in difficoltà tutti i giorni a fare quattro volte questa strada. Voi che ci siete venuti oggi l'avete visto. È una cosa, insomma, brutta. Un transito notevolmente aumentato dopo l'abbattimento del guado sul Vincio, per il quale è previsto un progetto per un nuovo attraversamento, ma del quale non si conoscono i tempi di realizzazione. Il ponte va bene, c'è già il progetto, il comune l'ha già approvato e deve portare in commissione urbanistica, i tempi sono lunghi e va bene. Però se non altro che sistemino la strada per i pochi residenti che ci sono, e poi avevamo chiesto una passerella per permettere ai ragazzi che vanno a scuola di prendere l'autobus che passa dalla provinciale. E che vuol dire fare o un servizio taxi furioso, perché tre ragazzi in tre scuole, orari diversi, oppure quando non si può attraversare. Dovete sperare che il fiume sia basso. Sostanzialmente sì, così che possiamo magari toglierci solo le scarpe e riuscire a passare senza doverci pezzare tutti fino al ginocchio. Qui c'è una situazione ormai di disagio da molti anni, sono 3-4 anni, dove almeno i cittadini di questo territorio hanno richiesto un loro diritto, quello della bitumatura delle due strade, via del Falzerone e via della Buca. Non era in cambio perché è stato abbattuto un guado, ma perché era una necessità estrema. Se vogliamo essere seri, non si può chiedere tutto alle amministrazioni, perché sappiamo che ci sono limiti oggettivi di disponibilità di risorse. È pur vero che questa amministrazione non ha fatto niente per razionalizzare queste risorse e in primis l'efficientamento energetico. Se avesse lavorato come gli avevamo proposto fin dal 2019, avrebbero sicuramente risparmiato tanti milioni annui, e questi milioni potevano essere investiti in opere come queste qui, assolutamente necessarie. Ed ora sulla montagna pistoiese, perché dopo la chiusura forzata dovuta all'innalzamento dei costi energetici ha riaperto la piscina a Maresca. Una bella notizia, il 2023 parte proprio bene, la piscina di Maresca riapre. Ma senza l'impegno di tanti non sarebbe accaduto. Sì, finalmente abbiamo riaperto il 2, prima settimana un orario solo pomeridiano, dal lunedì 9 partiamo con i corsi al regime al 100%. Grazie all'intervento della provincia e del comune, che si sono dimostrati sensibili, grazie anche alle iniziative dei giovani, che qui la scritta è rimasta, come potete vedere alle mie spalle, la piscina ha riaperto e siamo tutti contenti, un chiaro segnale di ripartenza. Speriamo di non dover più trovare queste situazioni di crisi energetica, eccetera, eccetera, hanno colpito la piscina e anche tutta la popolazione. Dai, speriamo il 2023 lascia alle spalle un 22 da dimenticare. Quando è aperta la piscina? Come la scorsa stagione o ci sono novità? Allora sì, gli orari sono rimasti gli stessi di tutte, anche della scorsa stagione invernale, quindi siamo aperti tutti i giorni, il lunedì e il giovedì sia mattina che pomeriggio, e tutti gli altri giorni il pomeriggio, sabato e domenica la mattina. Organizziamo corsi per i bambini, collettivi e lezioni private, idrobike, acqua gym, quindi corsi fitness per tutti, corsi per i bambini, quindi acquaticità per i neonati, quindi dai 3 mesi ai 3 anni, e non vi resta che venire. Pistoia, Quarrata, la Fondazione Mike, vediamo una selezione dell'arrivo della Befana in provincia di Pistoia.
Siamo arrivati al nostro primo piano, Montecatini sempre più città bike friendly, amica della bicicletta tradotta in italiano, anche se di strada da fare ce n'è ancora molto. Vediamo il servizio. Il comune di Montecatini Terme è sempre più bike friendly, o se volete amico della bicicletta. Lo dice l'assessore allo sport e al turismo Alessandro Bartolozzi, che sostiene e mette l'accento sulla vocazione sportiva della città termale, in particolare quella del ciclismo. Ne sono prova, secondo la stessa Bartolozzi, i campionati del mondo su strada, che videro protagonista la città nel 2013, evento promosso e ottenuto durante l'amministrazione Bellandi, e le numerose gare ciclistiche che si svolgono ogni anno sul territorio comunale della città, tra queste il Gran Premio del Rosso, il campionato provinciale Giovanissimi e la Gran Fondo delle Terme, gara storica nel settore del fuoristrada della mountain bike. Uno degli eventi clou della stagione sportiva Montecatini è stata la settimana internazionale Coppie Bartali dello scorso mese di marzo, oltre al Giro della Toscana femminile. Ospitare un mondiale di ciclismo è il massimo, è l'evento massimo dell'anno, degli anni, ed è una cosa che si ricorda e si può ricordare. E questo ci ha dato una visibilità, insieme poi insieme alla Toscana, insieme a Firenze, ce n'ha data tanta visibilità. Io da tifoso, anche così, da appassionato di ciclismo, l'ho anche vissuto in maniera diversa e credo che tanti l'abbiano vissuto come me. Secondo me ha funzionato poco quello che poteva rimanere dopo. Io ho visto in altri siti dove sono stati fatti mondiali, c'è sempre un ricordo, c'è sempre un qualcosa che ricorda, dalla targhetta a strada dedicata, a percorso. Ecco, questo forse un pochino come ricordo di quello che è stato nel 2013 poteva esserci, però questa è anche colpa mia. Ma oltre all'ambito agonistico, Montecatini si sta muovendo anche in ambito turistico, investendo sulle due ruote a pedali come strumento di promozione del territorio. In questa direzione il Comune ha attivato una coprogettazione con la Toscana Factory Team, realizzando tre percorsi cicloturistici, tenendo conto degli aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici. Percorsi di facile e media difficoltà, aperti alle famiglie e ai più allenati. Il primo da Montecatini a Vellano, di 41 km, il secondo alla scoperta del Padule di Fucecchio, 38 km tutti in pianura, e l'ultimo intorno al borgo di Montecatini Alto, di poco meno di 26 km. Gli itinerari sono inseriti, con tracce scaricabili e descrizione, all'interno del portale visittuscani.com. Ulteriori interventi sono in corso per la realizzazione di itinerari in fuoristrada. Insomma, la città di Montecatini sembra essere un paradiso per gli amanti e gli appassionati della bicicletta. Progetti e interventi in questo senso, come si vede, sono stati realizzati, altri sono in corso, ma non basta. Occorre anche che l'amministrazione sostenga le associazioni sportive in modo concreto e opportuno e favorisca le loro attività, qualora vengano organizzati eventi e manifestazioni che possano portare in città turisti e visibilità nazionale e internazionale.
Manca una pista ciclabile che permetta il libero transito delle bici lontano dal traffico delle automobili e accompagni il ciclista verso gli itinerari turistici individuati. Tra l'altro, in occasione dei mondiali di ciclismo fu realizzato anche il ciclodromo di Ponte Buggianese, un'occasione per far allenare anche i più piccoli all'interno di una struttura attrezzata e sicura. Peccato che per arrivarci si debbano percorrere strade altamente trafficate e veloci. Cioè, il ciclodromo è un esempio, però per andare al ciclodromo alla fine ci sarebbe stato bello avere una pista ciclabile. Dall'amministrazione comunale arrivano comunque segnali incoraggianti. I progetti fin qui realizzati, ma anche altre proposte allo studio, dice l'assessore Bartolozzi, sono in continuo divenire e costantemente monitorate da questo ente, che, come detto, aggiunge l'assessore, tiene particolarmente al settore della bicicletta, fondamentale sia per la parte sportiva, ma anche per il turismo del territorio. Siamo in chiusura di questa prima parte del nostro telegiornale, vi lascio al consueta rubrica di Don Diego Pancaldo, Cronaca e Fede. Buonasera, credo che siano indicative le ultime parole di Papa Benedetto, così come ci sono state riferite dal suo segretario, Monsignor Georg Aswein. Quando appunto ha pronunciato ormai a conclusione della sua vita Signore ti amo, ed è questa un'espressione indicativa. Fin da ultimo questa relazione di amicizia con Cristo evidentemente il Papa Emerito l'aveva coltivata e ci dice qualcosa di essenziale, che la sua vita è stata caratterizzata da una dimensione di preghiera. E così come nel suo vivere, nel suo riflettere, nel suo governare, anche nel suo morire, questa dimensione l'ha coltivata. Libri intitolati Guardare a Cristo, Guardare al Crocifisso, portano evidentemente un titolo che esprime l'atteggiamento più profondo, più interiore di questo Papa così grande, capace appunto di segnare una riflessione che, come è stato detto autorevolmente da Papa Francesco, non appartiene al passato ma al futuro della Chiesa. Ma anche le parole contenute nel suo testamento, scritto il 29 agosto del 2006, sono indicative, soprattutto un punto essenziale che vale la pena di riprendere, quando si raccomanda di custodire il dono della fede. Dice appunto in quel testo rimanete saldi nella fede, non lasciatevi confondere. Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita. E la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il suo corpo. Ecco, mi pare che queste parole, in fondo, ci richiamino all'essenziale del suo pensiero, del suo magistero, della sua vita. Buonasera. Adesso una breve pausa pubblicitaria, dopodiché lo sport, e ci vediamo per la chiusura più tardi.